La calda estate dell'Abruzzo, buonasera amiche ed amici di Moby Dick e di Tifusei. Abbiamo il piacere e anche l'onore questa sera di ospitare da solo il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, presidente dal 10 febbraio di quest'anno, ma insediatosi ovviamente più tardi. Buonasera presidente, Buonasera a voi. Grazie grazie per essere intervenuto a questa trasmissione. Ecco. dell'invito e Io ho una dell'occasione. prima domanda che è un po' una curiosità, ecco, come cambia la vita, come è cambiata la sua vita da parlamentare a presidente della regione? Io immagino, però sicuramente è molto più faticoso. Sicuramente, lo sapevo, ero stato anche avvisato e minacciato di perché vuoi fare questa follia? Avendo questa comoda posizione da parlamentare, come dire, ogni tanto il pensiero che qualcuno avesse ragione a dirmelo mi viene perché è davvero mo molto molto duro e faticoso in confronto il lavoro di chi amministra, di chi governa, di chi deve assumere ogni giorno tante decisioni importanti, quindi è un salto di responsabilità notevole. Però è un ruolo importante, ovviamente lei ci tiene tanto al suo Abruzzo, è un ruolo importante, paragonabile a quello di un ministro. Entriamo subito nei temi che vogliamo affrontare questa sera. Nei giorni scorsi c'è stato il suo predecessore che ha lanciato qualche frecciatina, qualche critica al suo primo operato, parliamo di Luciano D'Alfonso, su una moto, lei lo avrà visto, ha lanciato frecciatine. Che risponde ad Alfonso? È che è stato già giudicato dai cittadini abruzzesi, poi non so se i suoi 100 giorni fossero stati così meravigliosi, fulgidi e veloci come racconta, sicuramente i 1500 che ha fatto trascorrere gli abruzzesi sono stati per certi versi persino penosi e il giudizio dei cittadini è stato da questo punto di vista perentorio, quindi c'è poco da aggiungere, da discutere. Peraltro lei ha ottenuto il 10 di febbraio appunto un risultato eclatante per alcuni aspetti imprevisto e quindi gli abruzzesi hanno dato ragione a lei, hanno dato fiducia a lei. Ovviamente siamo in fase di start-up anche con il nuovo governo regionale e non è giusto, non ci sembra giusto fare critiche dopo pochissimo tempo. Partiamo invece dagli argomenti seri, Presidente. La sanità. Deve nominare i manager all'Aquila e a Chieti, poi c'è tutto un sistema probabilmente da rivedere. L'Abruzzo è ancora in regime di accompagnamento da parte dei ministeri. Che idea per affrontare il problema? Intanto abbiamo questa fase di transizione che è molto delicata, perché noi non abbiamo ereditato una situazione, diciamo, di normalità e di gestione ordinaria che ci permette di fare sin da subito una programmazione più ampia. Abbiamo una trattativa in corso con i ministeri vigilanti, questa trattativa è durata molto tempo rispetto a questa trattativa e alle richieste che il precedente governo regionale aveva fatto al Ministero. I ministeri hanno obiettato una serie di osservazioni e di correzioni da richiedere, di integrazioni da richiedere al piano, quindi noi abbiamo chiesto un paio di mesi di proroga rispetto alla scadenza di fine marzo, non avremmo avuto neanche il tempo, come dire, di leggere le carte e di andare a discutere e quindi per non dover accettare a scatola chiusa una discussione con il Ministero o l'imposizione dei ministeri, abbiamo ottenuto altro tempo, poco, sempre non moltissimo, quindi non potremo adesso fare, come dire, una rivoluzione particolare. Partiremo da un impianto dato, rispetto a questo impianto cercheremo di correggere quelli che riteniamo magari gli errori più macroscopici o comunque di convincere i ministeri dell'opportunità di alcune misure, mettendo in campo gli strumenti necessari a sostenere certe richieste, vedi la vicenda punti nascita, e una volta che avremo chiuso positivamente questa fase e i ministeri ci avranno riconsegnato pienamente le chiavi di casa, dopo l'estate inizia la fase invece di riorganizzazione generale del sistema. Io credo che ci vorrà un anno circa di tempo anche di confronto con i lavoratori, i sindacati, i cittadini, le associazioni, i territori, i sindaci, come è giusto che sia. C'è un percorso in cui bisogna far partecipare, bisogna conoscere, bisogna entrare nei problemi, bisogna andare nei posti a vedere con i propri occhi. Lo sta facendo
un po' tutta la nostra amministrazione nel campo della sanità, a cominciare dall'assessore Nicoletta Verì, che ringrazio per il grande e competente lavoro che sta facendo, e poi appunto tireremo le somme di questa riorganizzazione. Ecco, lei dovrà nominare, dicevo, due manager alle ASL. Ha già idea? Sarà spoil system oppure pensa di riconfermare qualcuno? No, su L'Aquila e Chieti avremo un nuovo management, come è giusto che sia. Stiamo esaminando le domande pervenute, abbiamo avuto un incidente di percorso perché la precedente amministrazione aveva emesso un bando che conteneva un errore rispetto al quale ci sono stati dei ricorsi, e siccome abbiamo atteso che non solo l'Avvocatura regionale ma anche il Ministero della Salute ci desse un suo parere rispetto a questo ricorso, siccome entrambi i pareri sono univoci e ci dicono che se andassimo avanti così la Regione soccomberebbe in giudizio, in autotutela per tutelare anche la Regione e mettere in sicurezza questo percorso, abbiamo proprio oggi pubblicato la riapertura dei termini del bando, quindi avremo altri 15 giorni per riaprire i termini del bando e poi concluderemo questa procedura. Si tratta insomma di qualche settimana di ritardo rispetto al calendario programmato, niente di drammatico, comunque procederemo, ci saranno entro breve anche queste due ASE torneranno ad avere una gestione con pieni poteri, una gestione ordinaria con pieni poteri. Diciamo un mese, due mesi al massimo, i vertici saranno ricollocati, i nuovi vertici. No, un mese è già tanto, un mese due è già non tanto. Se ne parla. Quindi. Perfetto. Durante la campagna elettorale alcuni esponenti politici, peraltro se ricordo bene anche qualcuno che ha sostenuto la sua candidatura, ipotizzava l'ASL unica per l'Abruzzo. Secondo lei è fattibile un ragionamento simile? Su questo diciamo è una delle questioni su cui discuteremo e affronteremo i ragionamenti. Non so se la ricetta migliore sia fare l'ASL unica, chi ci ha provato in alcuni casi sta rivedendo questa posizione, altre esperienze sono state positive. Io penso che ogni regione abbia la sua particolarità e la sua specificità. Penso ad esempio però che ci siano alcune mancanze evidenti nella organizzazione nel nostro territorio. Ad esempio non c'è una azienda regionale che si occupi del pronto soccorso del 118 come avviene praticamente nelle altre regioni italiane, e questo parcellizza anche la gestione, invece di avere una gestione unitaria e sintetica dell'urgenza, dell'emergenza, la affidiamo a quattro diverse ASL. Insomma, ci sono alcuni aspetti di semplificazione e sinergia che abbiamo già messo in campo, perché noi abbiamo già fatto una delibera per fare in modo ad esempio che nelle assunzioni e nei concorsi le ASL possano avvalersi l'una dell'altra dei concorsi fatti. Quindi se c'è un ASL che magari ha espletato con successo un concorso per infermieri o anestesisti e un'altra ASL che ne ha altrettanto bisogno, invece di magari ne ha bisogno urgente, invece di aspettare 6 mesi, 8 mesi di espletare un concorso, attinge dalla graduatoria dell'ASL che l'ha già effettuato. Questo aiuterà dove necessario e quando necessario a velocizzare il ricambio, siccome c'è un tema che adesso sta investendo un po' tutte le professioni sanitarie di uno scarso numero di carenza di personale qualificato. La quota 100 rischia di mandare in pensione anticipata una buona parte appunto di personale, e quindi diventa molto faticoso poi a reintegrare per una ragione proprio tecnica il personale, così come abbiamo adottato già le linee guida, siamo stati subito tempestivi non appena il Ministero ha fatto le nuove linee guida e gli incentivi, anche le risorse economiche per poter affrontare il tema delle liste d'attesa. Noi abbiamo già approvato in giunta regionale la delibera, metteremo in campo quindi delle risorse dedicate nello specifico a questo tema.
Naturalmente anche qui i tempi per cui una organizzazione cambia passo, si forma il personale, si rimette in piedi un modello di gestione diverso e si sperimenta sul campo, naturalmente ci vorrà qualche mese di tempo, ma entro qualche mese noi siamo certi che cominceremo a misurare una differenza apprezzabile tra i tempi di attesa per avere una prestazione diciamo fino ad oggi rispetto a quello che sarà nei prossimi, nell'immediato futuro. Pensate di potenziare l'uso, l'utilizzo dei centri unici di spesa per centro unico di spesa per la sanità, cioè ad evitare, ma anche per realizzare un'economia di scala? Ma questo già lo facciamo attraverso una stazione unica che appaltante che viene gestita dal Genio Civile. E comunque certo, questo è più in generale, misure che servono a razionalizzare la spesa sono al centro della nostra attenzione, ma non soltanto in sanità. Nella sanità in particolare dobbiamo modificare e migliorare di molto le prestazioni sulla spesa farmaceutica, perché l'Abruzzo è una regione che ha tra le peggiori performance rispetto a questo e quindi negli indicatori è sicuramente un margine di recupero di risorse economiche importanti, non trascurabili, sta nella spesa farmaceutica ed è uno degli elementi che attenzione. Si è parlato spesso di realizzare nuovi ospedali, uno di questi ai confini con il Molise, nella zona di Vasto San Salvo. Questi progetti andranno avanti? Andranno avanti, peraltro il governo ha appena inserito in Parlamento, si sta per licenziare questo decreto sblocca cantieri che contiene anche misure per accelerare la spesa nell'edilizia sanitaria. Noi sull'edilizia sanitaria abruzzese dobbiamo però fare un'analisi molto seria su una scelta che era stata fatta dalla precedente amministrazione, quella di utilizzare i fondi per fare dei progetti di finanza, dei cosiddetti project financing, per costruire gli ospedali con il concorso dei privati e affidando per qualche decennio diciamo, rate di mutuo o di affitto da pagare da parte dell'amministrazione. Dobbiamo capire se questi progetti stanno in piedi o se invece non creino poi un debito difficile da sostenere per le casse regionali. Peraltro il governo ha preso degli impegni e spero bene che voglia onorarli per incrementare il fondo per l'edilizia sanitaria. Questo ci permetterebbe di avere magari non l'autonomia completa di poter costruire gli ospedali direttamente appaltandoli con risorse pubbliche, risorse proprie, ma almeno di avere una respiro del quadro economico più ampio per evitare un indebitamento che rischia di non essere sostenibile nel medio-lungo periodo. Abbiamo parlato molto di sanità, era doveroso, adesso passiamo ai temi più caldi che stanno surriscaldando l'estate abruzzese, per esempio il pedaggio autostradale. Ecco, la regione che sta facendo per eliminare e evitare questo aumento? La Regione, come suo dovere nel suo ruolo, non avendo competenze dirette, perché non siamo né i concedenti né i proprietari, certo, né tantomeno i concessionari di questa infrastruttura, però io sono costantemente in contatto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche ieri sera ho sentito il gabinetto del Ministro Toninelli per avere ragguagli sulla diciamo, trattativa in corso, così come mi dialogo costantemente sia con Strada dei Parchi che con i sindaci del territorio. Dal Ministero arrivano notizie ottimistiche, diciamo così, non ho motivo di ritenere che ci dicano il falso, naturalmente mi attendo che mantengano questo impegno, quindi ad oggi l'impegno è che l'aumento delle tariffe non scatterà, ci sarà un'ulteriore proroga. Ora da capire sotto quale forma e con quale copertura, per iniziativa di chi, se del Ministero o della stessa concessionaria che si fa a carico magari appunto del mancato incremento, per una proroga misurata nel tempo utile a chiudere finalmente e definitivamente, e sono anni che è in piedi questa discussione,
Peraltro mi fa ridere che chi ha tenuto per 5 anni in mano il Ministero delle Infrastrutture senza aver mai chiuso il piano economico finanziario e senza aver mai preso una decisione su Strada dei Parchi oggi si mette a dare lezioni e fa conferenze stampa un giorno sì e l'altro pure. Ma lasciamo perdere, ognuno insomma ha il suo mestiere, qualcuno sta all'opposizione, è giusto che ci resti e fa quello che deve fare. Però io penso insomma, a portare a casa i risultati. Fino ad oggi le tariffe non sono aumentate, dal Ministero si sono impegnati a non farle aumentare e a chiudere comunque ormai in tempi prossimi, in tempi ragionevoli, questa eterna discussione sul nuovo piano economico finanziario, in modo che noi finalmente sapremo qual è il futuro di questa infrastruttura, se sarà ancora gestita da Strada dei Parchi e a quale condizione, o se verrà messa nuovamente a bando, o se addirittura il Ministero riterrà di doverla riportare alla gestione di ANAS o a nuove forme di gestione con gli enti pubblici, come si sta sperimentando nel nord con l'autostrada al Brennero. Detto questo, parlando di autostrada, abbiamo non solo evitato la chiusura del traforo del Gran Sasso, ma posso vantarmi di aver contribuito in maniera decisiva, grazie anche alla spinta subito, tempestiva, immediata di tutta la Giunta e del Consiglio regionale, a cominciare dal Vicepresidente Emanuele Imprudente, a tutti gli altri colleghi di Giunta e di maggioranza che hanno tempestivamente richiesto al Governo, con motivazioni fondate e argomentate, di nominare un commissario, di assumere la responsabilità di recuperare il tempo perso anche qui in eterne discussioni che non avevano prodotto niente tranne che qualche studio. Nel frattempo le inchieste si sono trasformate in giudizi e dopo l'estate si apre alla Procura di Teramo un processo. Non so se anche la Procura dell'Aquila stia diciamo, indagando e aprendo un proprio filone parallelo. Però questo rischiava di portare di fatto al blocco delle attività, perché non solo dell'autostrada, anche dei laboratori, se non addirittura della captazione delle acque. Il nostro obiettivo è rendere tutte e tre queste attività tra loro compatibili e messe in sicurezza. Abbiamo di fatto scritto a quattro mani con il Ministero e con i ministeri competenti, ho avuto l'occasione anche di parlarne con il Presidente del Consiglio Conte, sia privatamente, insomma riservatamente in un pranzo di lavoro, che successivamente nella stessa giornata di fronte al CIPE, che è insomma, il Comitato per la Programmazione Economica, dove erano presenti di fatto tutti i ministri competenti, ho avuto l'opportunità di spiegare a ognuno per le proprie competenze perché era necessario che lo Stato si facesse carico di questa incombenza, trovando anche le risorse economiche che oggi non sono quelle messe in legge esattamente la cifra che si chiedeva e che è stata stimata, però trattandosi comunque di una stima provvisoria e di un impegno pluriennale, io credo che comunque avere da qui a 3 anni assicurati 120 milioni da spendere per la messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso comunque ci consente di fare le progettazioni, capire quindi in maniera dettagliata con progetti esecutivi e studi veri cosa dobbiamo fare e quanto costerà, dare avvio ai lavori, magari per lotti funzionali o porzioni, e se sarà necessario non dubito del fatto che il governo, lo Stato metterà i fondi necessari al completamento dell'opera e anche al prolungamento diciamo, dell'attività commissariale. Noi abbiamo nella legge scritto che il commissario avrà 3 anni di durata ed è rinnovabile. Io credo ragionevolmente che per la complessità dei lavori e delle opere che devono essere fatte sotto il Gran Sasso 3 anni non basteranno, insomma è prevedibile che un lavoro del genere, se siamo bravi, lo completiamo in 5 o 6 anni, però insomma era qualche decennio che si attendeva questo momento e credo che finalmente abbiamo messo sul binario giusto la soluzione di un problema, come dire, ciclopico per la nostra regione e che rischiava di diventare la pietra tombale di un quadrante molto ampio del territorio.
Il presidente Marsilio dunque è fiducioso su questa opera, è davvero un'opera importantissima per l'Abruzzo. Presidente, a proposito di infrastrutture, in campagna elettorale sempre, anche lei, ma non solo lei, avete parlato moltissimo del potenziamento della tratta ferroviaria Pescara-Roma, un vero obbrobrio inadeguato ai tempi moderni. Ecco, su quella tratta ferroviaria si può intervenire, si interverrà? Sono stato dall'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, di RFI, anche a verificare lo stato dell'arte dei finanziamenti già in essere, perché penso che sia naturale e doveroso partire da quello che c'è, fare una ricognizione dei fondi già stanziati e dello stato di avanzamento delle progettazioni. È chiaro che ad oggi i finanziamenti esistenti sono insufficienti a fare un vero salto di qualità. Comunque sono opere che saranno senz'altro utili, perché è bene farle, andare avanti, non fermare questi finanziamenti, ma parliamo di 1 miliardo circa, poco più di 1 miliardo per la velocizzazione della Roma-Pescara, che difficilmente cambierà, come dire, la classifica in maniera forte. La verità è che per dare un senso compiuto alla ferrovia e renderla davvero competitiva rispetto all'autostrada, bisogna fare un investimento molto molto più corposo, moltiplicare quella cifra almeno per 5, se non per 10, moltiplicarla per 10 vorrebbe dire portare l'alta velocità con gli standard dell'alta velocità. Ma io penso che gli abruzzesi nel medio termine si accontenterebbero intanto di avere la velocità, cioè invece di camminare a 50 all'ora di media, poter percorrere quella tratta a 120, a 100, 120 all'ora e concludere. Significa dimezzare i tempi di percorrenza. Concludere in massimo 2 ore una Roma-Pescara e in non più di un'ora da, diciamo, per chi sta tra Carsoli e la Marsica, tra Carsoli e Avezzano, poter andare o a Pescara o a Roma in 3/4 d'ora, massimo un'ora. Insomma, sarebbe davvero una differenza notevole che soprattutto per le aree interne può cambiare davvero la vita e la vivibilità di quelle aree. Aeroporto di Pescara, c'è chi pensa a un potenziamento, anche questo secondo lei è realizzabile? Ma lo stiamo facendo, l'aeroporto peraltro, i report degli ultimi mesi mostrano una crescita dei passeggeri, quindi c'è una potenzialità di crescita che incoraggia questo percorso e giustifica anche gli investimenti. Se ci trovassimo di fronte a un aeroporto chiuso o spacciato con perdita di voli e di passeggeri faremmo ragionamenti diversi magari. Invece questo dimostra le potenzialità dell'Abruzzo, perché un aeroporto che sta in quelle condizioni e riesce comunque a sviluppare un percorso di crescita vuol dire che, messo nelle condizioni di competere, io la prossima settimana sarò a Roma, anche convocato a un tavolo dal sottosegretario Vacca, che si è fatto, diciamo, carico di gestire nell'ambito di un progetto di rilancio del territorio colpito dal sisma, insieme ad Ancona e Perugia, fare un progetto che metta insieme questi aeroporti e che possa magari ottenere dallo Stato centrale incentivi per poter sviluppare la crescita di questi aeroporti e farli diventare un volano per lo sviluppo turistico ed economico del territorio, con particolare riguardo anche alla, diciamo, ripresa del territorio colpito dal sisma. Sono stato ad ENAC per capire lo stato dell'arte anche della vicenda del prolungamento della pista, che ci consentirebbe di portare a Pescara e voli anche intercontinentali e di avere magari appunto più facilità nell'attirare nuove tratte. Potrebbero essere utilizzati anche da cittadini delle regioni limitrofe, ovviamente, in quel caso. Naturalmente, ma intanto se noi potessimo ripristinare voli regolari dal Canada, dagli Stati Uniti, dal Sud America, significherebbe intanto riaprire l'Abruzzo a quell'enorme mercato di emigrazione di prima, seconda, terza generazione che esiste nel mondo, che è molto legato alla nostra terra. Ci sono prodotti magari di nicchia che ancora vivono e sopravvivono grazie alle esportazioni verso appunto le comunità abruzzesi, che sono legate alle nostre tradizioni e che hanno
piacere, voglia di tornare a vedere la loro terra, a farla conoscere ai loro figli, nipoti, pronipoti. Però oggi per chi viene dall'estero o da molto lontano e non ha voli diretti, significa solo per fare la tratta, diciamo, nazionale, una volta sbarcati a Roma o a Milano, significa fare altre 4 ore complessive tra sbarco, dogana, uscire dall'aeroporto, prendere un altro mezzo, arrivare, significa a volte appunto metterci altre 4 ore di viaggio, e quindi è molto disincentivato. Dobbiamo invece cercare di ripristinare i voli diretti. Nelle prossime settimane avremo delle notizie, delle risposte definitive sulla fattibilità di questo prolungamento, per il quale già ci sono i soldi pronti. Dobbiamo solo avere le autorizzazioni dagli enti, in particolare dall'ENAC, che possa approvare questo progetto. Io sono, diciamo, a seguito di questi colloqui, sono anche ottimista che questo possa accadere e che da qui a pochi mesi avremo un aeroporto messo in condizione di fare un salto di qualità. Chiudiamo il capitolo infrastrutture e poi ci fermiamo per la pubblicità. Portualità e zone economiche speciali, portualità soprattutto in riferimento a Vasto e Ortona. Ecco, quali sono i vostri programmi? Noi abbiamo ereditato un progetto di zona economica speciale che è stato approvato pochi giorni prima del voto, magari nel disperato tentativo di dimostrare di essere stati bravi o di aver fatto il loro dovere. Comunque, questo progetto ora sta andando avanti, ha fatto il giro dei ministeri, i ministeri hanno reso i loro pareri, in particolare il Ministero dell'Economia ci ha fatto delle osservazioni, anche perché in questo progetto si era, come dire, rivenduto agli abruzzesi e alle imprese abruzzesi che si potessero dare incentivi o esenzioni fiscali su materie di fiscalità nazionale o comunale che non competono alla regione, quindi è chiaro che queste provvidenze non potranno entrare nel progetto e il Ministero non le autorizza, quindi dobbiamo adesso replicare e rispondere alle osservazioni del Ministero. Però prevediamo per l'autunno, immediatamente dopo l'estate, di chiudere questa fase e avere approvata questa ZES, che non sarà, diciamo, la soluzione a tutti i mali, anche perché il tipo di agevolazioni previste sono sostanzialmente il credito d'imposta, che non è che sia mai stato, diciamo, un attrattore molto forte. Però anche qui guardiamo al bicchiere mezzo pieno, insomma, è bene averla, è bene organizzarla, è bene poter contare su questo tipo di incentivi, e se aiuta anche una sola azienda a rimanere sul territorio o addirittura ad impiantare una nuova attività. Certo, ci sono delle incongruenze forti. Io ho appena ricevuto gli imprenditori di Vasto, l'Assovasto, così come sono stato anche al porto a parlare con gli operatori portuali, altrettanto abbiamo fatto con gli operatori di Ortona, e molte, diciamo, queste realtà lamentano il fatto che nella perimetrazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi legati, che potranno quindi godere degli incentivi della zona economica speciale, il paradosso è che in queste aree industriali, che sono il polmone economico dell'Abruzzo, sono stati destinati troppi pochi ettari a fronte, diciamo, del totale. La ZES può Quindi va essere fatta estesa una fino a perimetrazione, 1.700 anche ettari. va rivista in qualche modo. Va rivista, non sarà facile, questo lo sanno anche loro, diciamo, in maniera corretta e responsabile, ce l'hanno detto e riconosciuto. Gli assessori competenti, Febbo, Campitelli, hanno, diciamo, la competenza su attività produttive e gestione del territorio, li ho incaricati di fare questo lavoro, in particolare il primo, di andare anche sui territori a verificare la possibilità di modifica di questi perimetri. Certo, non è facile, perché oggi ogni ettaro che sposti da qualcuno a un altro, Certo. c'è qualcuno che deve magari rinunciare. Io confido anche nell'intelligenza e nella lungimiranza dei sindaci e dei territori, perché se ci sono alcune situazioni di evidente, diciamo, squilibrio o aree dove magari sono state concesse
spazi, diciamo, sproporzionati rispetto al peso del reale dell'insediamento industriale possibile, magari con uno spirito appunto di leale collaborazione, ci venga agevolata la possibilità di fare queste modifiche. Altro sarebbe stato avere la possibilità da zero di poter misurare e cominciare a collocare le aree e perimetrarle direttamente. A perimetrazione fatta, è chiaro che chi si è ritrovato dentro festeggia lo spazio ottenuto. Però devo dire, è vero che è stata sottovalutata, diciamo, la disponibilità di aree nei luoghi in cui magari questa zona economica speciale avrebbe maggiore senso e più immediato impatto. Ci fermiamo, pubblicità. Seconda parte di Moby Dick, la calda estate abruzzese. Abbiamo il piacere di avere con noi a questa puntata di Moby Dick il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Presidente, all'atto della sua vittoria, grande vittoria devo dire, 48% di più a caldo, lei dichiarò: il mio primo impegno sarà dedicato alla ricostruzione. Ecco, a che punto siamo a distanza di poco tempo? È un impegno che sto cercando di onorare sin dai primissimi giorni. Mi sono recato personalmente sul territorio a fare riunioni nell'ufficio speciale, in particolare a Teramo, sulla quale la Regione ha una competenza diretta. Abbiamo adottato anche delle misure, per me è stato sorprendente scoprire che quell'ufficio speciale, che è un ufficio della Regione, diciamo, costituito per offrire un servizio ai propri cittadini, la Regione lo considerasse come se fosse l'ufficio di chissà chi, di qualcun altro, al quale chiedere in cambio degli spazi e del personale comandato, delle utenze allacciate, di essere risarcito delle spese. E quindi questo ufficio, già con poco personale e con disponibilità relative, doveva pure pagare l'affitto, rimborsare gli stipendi e pagare le utenze alla Regione che lo ospitava. Quindi abbiamo adottato una delibera nella quale la Regione giustamente e correttamente rinuncia a questi rimborsi e considera l'ufficio come è un proprio ufficio e quindi da gestire nell'economia generale. E con quei soldi che evitiamo di spendere, potremo potenziare il personale e verranno assunte una quindicina di persone in più che faranno, insomma, faranno fare un passo in avanti deciso nella velocità di lavorazione di istruttore delle pratiche. D'accordo con i sindaci e con l'ufficio speciale abbiamo adottato altre misure di semplificazione delle procedure, anche consentendo ai comuni che sono in grado di poterlo fare, di superare il cono, il collo di bottiglia delle stazioni appaltanti uniche, e quindi una serie di opere possono essere appaltate direttamente dai comuni, e quindi anche qui moltiplichiamo le energie e le possibilità in campo. La cosa che non va, invece, devo dire, è molto deludente, è il risultato del decreto sblocca cantieri approvato proprio in questi giorni. Perché? Perché il sottosegretario Crimi, dopo mesi di lavoro e di presa di conoscenza del territorio, di confronto con tutte le realtà legate al tema della ricostruzione, sia il sisma aquilano che quello del sisma Italia centrale e così via, ha creato a un certo punto una grande aspettativa dicendo che avrebbe fatto un decreto legge che sarebbe stato il decreto tombale, l'ultimo decreto della storia, dove ci metteva dentro tutto quello che serviva. Noi abbiamo fatto un lavoro importante istituzionale, riunendo le quattro regioni interessate al sisma dell'Italia centrale e dentro l'Abruzzo, facendo riunioni con i parlamentari di tutti gli schieramenti,
i sindaci, le associazioni di categoria, i sindacati, insomma un lavoro importante di sinergia dal quale sono usciti emendamenti condivisi da tutti, quindi il governo non aveva neanche l'imbarazzo di dover dire che magari un emendamento era una bandierina politica o argomenti sui quali non ci fosse la stessa idea. D'altronde è una questione tecnica, ora come si ricostruisce e come si velocizzano gli appalti, penso appunto che debba essere una questione più tecnica che politica. E alla fine di questo percorso, invece, dopo aver fatto magari intanto l'errore di aver inserito il decreto sul terremoto all'interno dello sblocca cantieri, quindi sono diventati 3-4 articoli su 35 che parlavano del mondo, e quindi lo spazio poi di attenzione sul terremoto si è inevitabilmente ridotto in Parlamento. Poi imprevedibilmente e a volte anche incomprensibilmente Crimi è tornato sconfitto dalla negoziazione con in particolare il Ministero dell'Economia e Finanze, nonostante anche il Presidente Conte fosse venuto a Norcia per incontrare i sindaci, le nostre realtà, aver ascoltato le cose che gli abbiamo detto, raccolto gli stessi emendamenti che gli abbiamo attenzionato, assicurato di aver dato al governo disposizioni chiare di accogliere, e alla fine insomma, è uscita meno della metà di quanto promesso, a cominciare dal personale dove si era dato un numero di base sotto il quale non si sarebbe dovuto scendere, di 350 unità da distribuire nei 139 comuni del cratere più gli uffici speciali, alla fine queste unità sono diventate 200. E non è possibile nemmeno assumerle attraverso società in house, società diciamo, che consentano di farlo in poche settimane. Se non cambiano le regole, avremo il problema che per assumere questo personale ci vorranno 6 o 8 mesi di concorsi pubblici e non sono tempi compatibili con l'urgenza della ricostruzione. Quindi questo in qualche modo allungherà i tempi della ricostruzione? Purtroppo quel passo, diciamo, quel salto di livello, quel salto di qualità che ci si attendeva non ci sarà, o ci sarà in maniera molto più morbida e molto più diluita nel tempo rispetto all'urgenza e alla necessità che avevamo lamentato. E ripeto, poi anche sul versante, sul sisma aquilano è stato di fatto messo dentro la legge il minimo sindacale, cioè la copertura delle maggiori spese del Comune dell'Aquila, che era stata una dimenticanza nella scorsa legge di bilancio, e quindi hanno compensato questa dimenticanza per l'anno in corso inserendo sin da subito la previsione anche per il prossimo, e la proroga della restituzione delle tasse, la famosa vicenda degli aiuti di Stato, che ci mancherebbe altro, ci sarebbe mancato altro che non si fosse fatta, ma il Comune dell'Aquila insieme ai comuni del cratere aquilano avevano chiesto una serie di misure che riguardavano appunto la semplificazione della ricostruzione sia pubblica che privata, anche creando maggiore omogeneità tra le diverse normative, i diversi eventi accaduti, e anche lì non c'è stata nessuna risposta, cose che non avevano neanche un impatto economico, quindi è veramente incomprensibile perché non sia stato approvato. Io penso che dovremo riprendere subito l'iniziativa dal punto di vista istituzionale, per riavviare immediatamente con il ferro ancora caldo e la ferita ancora fresca un confronto forte con il governo. Lo chiederò direttamente al Presidente Conte, perché evidentemente la capacità di mediazione e di rappresentanza del sottosegretario Crimi non è stata sufficiente, non è sufficiente, quindi c'è bisogno a questo punto di interlocuzione diretta con il capo del governo per fargli capire quali sono le vere urgenze e come si possono affrontare e risolvere. Peraltro, se Teramo, il terremoto è più recente, all'Aquila sono passati 10 anni e la ricostruzione ancora langue, quindi c'è questa necessità di accelerare. Sì, non direi che langue all'Aquila, insomma, perché poi non voglio dare un'immagine negativa del nostro territorio. L'Aquila sta facendo uno sforzo importante, sono più un po' di frazioni. Sì. Nei piccoli comuni che stanno subendo, diciamo che ancora L'Aquila, sono diciamo il cratere fermi, esatto, perché la città dell'Aquila insomma sì, sta cambiando volto, ogni settimana si vedono insomma palazzi che terminano i restauri, opere che iniziano, quindi la percezione di una città che
sta faticosamente rimettendo pietra su pietra, si ha ed è giusto anche trasmetterla. Nei prossimi mesi partiranno anche un altro lotto importante di opere che la Gran Sasso Acque sta facendo per completare la rete dei sottoservizi, che poi è la base indispensabile per permettere ai cittadini di rientrare nelle case, perché se si ricostruiscono case ma la rete dei sottoservizi non è completata, non c'è l'abitabilità. E oppure se la gente va via perché per altre motivazioni, la casa si costruisce però poi non c'è chi va dentro casa. Per chiudere sul terremoto, Presidente, lei ha parlato del decreto sblocca cantieri, ci sono state in quel decreto alcune semplificazioni per gli appalti. Ecco, laddove c'è opera pubblica, spesa pubblica, c'è pericolo di infiltrazioni malavitose. Ecco, secondo lei aver semplificato gli appalti può determinare, l'Abruzzo non è esente come tutte le regioni d'Italia dalla malavita, può determinare infiltrazioni del malaffare? Ma io non voglio affrontare il tema sotto questo profilo, perché se è vero che la corruzione è una piaga nazionale, è anche vero che la risposta non può essere quella di non spendere o di impedire di fatto la spesa per paura che ci possa essere un episodio di corruzione o di infiltrazione. Cioè, noi dobbiamo avere il coraggio di fare le cose, le dobbiamo portare a termine, ci dobbiamo assumere la responsabilità di spendere i soldi e di realizzare le opere. Alla magistratura compete vigilare, alle amministrazioni compete mettere in campo le misure, diciamo, di controllo e di gestione che consentano di evitare per quanto possibile episodi criminosi e malversazioni, però non è che possiamo tenere tutto fermo nella paura che possa esserci, è come la logica che qualcuno ha adottato, cioè non si fanno le Olimpiadi a Roma perché qualcuno, qualche affarista potrebbe lucrare e abbiamo una città in ginocchio, una capitale in ginocchio, una nazione in ginocchio, insomma, che era un evento di quel livello, non era solo un evento che riguardava una città, riguardava tutta l'Italia e il territorio più prossimo, Abruzzo compreso, avrebbe avuto grandi benefici da un evento simile. Quindi io penso che le misure di semplificazione che erano state richieste o che sono adesso entrate sono anche frutto di un'esperienza vissuta sul campo. È stato rifatto un codice degli appalti che avrebbe dovuto risolvere i problemi e costituire un nuovo, moderno, dinamico strumento per fare gli appalti, si è scoperto che non era così, era l'esatto contrario. Da quando è stato adottato, nel giro di un anno e anche meno, tutte le imprese, tutte le amministrazioni hanno lamentato l'ingessatura del sistema, la complicazione a volte insormontabile. Ci sono soprattutto le piccole amministrazioni, non hanno proprio la possibilità materiale perché non hanno il personale, non hanno le competenze, cioè una misura di tale complessità alla fine hanno provocato un blocco sostanziale della spesa, tanto che poi anche a livello statale i ministri e i ministeri scoprono, no, che sorpresa, abbiamo tanti miliardi ma cioè non mancano i soldi e non si spendono, però vai a vedere perché. E allora ci vuole un po' di buonsenso, andare a vedere perché, farcelo spiegare da chi le gare le gestisce, da chi i lavori li controlla, da chi gli affidamenti li fa, e dalle amministrazioni che ci sanno dire, i sindaci, i comuni, grandi e piccoli, che insomma sono quelli che poi stanno su, come dire, sulla frontiera a mettere in pratica queste regole. E penso che la politica debba ascoltare, sapere ascoltare chi lavora sul campo per farsi dire come migliorare, altrimenti troppi professori a fare teorie astratte producono questi regolamenti illeggibili fatti di faldoni e faldoni, decine di circolari interpretative che trasformano un ente come l'ANAC di fatto in un ente che si sostituisce al governo dei processi, perché oggi non c'è nessuno che proceda senza aver prima chiesto e ottenuto un parere favorevole dell'ANAC, che a sua volta non è in grado di poter rispondere ogni giorno a questa pressante richiesta da parte di migliaia di istituzioni locali.
esauriente anche le sue risposte sulla ricostruzione. Sulla ricostruzione passiamo a un settore, il turismo, io dico ambiente e turismo, che lei, come dire, ha molto marcato in campagna elettorale anche come fattore di riequilibrio economico tra aree interne e area costiera. Ecco, sul turismo, quale modello di promozione state ipotizzando e come si può attrarre, insomma, ancora più turisti in Abruzzo? Intanto una delle prime cose che abbiamo fatto, dopo aver esaminato lo stato di avanzamento della spesa sui fondi europei, abbiamo verificato che c'era un asse dei fondi europei dedicato alla promozione che era poco finanziato, con scarsissima presenza di fondi, e questo avrebbe impedito all'Abruzzo di fare una campagna di promozione. Abbiamo subito accolto questa osservazione anche da parte dei nostri uffici e abbiamo modificato altre voci di spesa all'interno di quelle dei fondi europei e destinato una quota al potenziamento della promozione. Oggi, in questi giorni, chi guarda le televisioni o viaggia nelle stazioni o nelle metropolitane delle grandi città trova e troverà la pubblicità della Regione Abruzzo, la promozione turistica dell'Abruzzo. Il prossimo anno la faremo in maniera ancora più organica e potenziata. Quest'anno abbiamo fatto, come dire, quello che potevamo nel poco tempo a disposizione, però è già un segnale. Avevamo preso l'impegno di fare promozione per davvero, di far parlare dell'Abruzzo, di farlo conoscere. Purtroppo l'Abruzzo, anche a seguito degli eventi dei terremoti, Rigopiano, insomma, ha subito una serie di calamità che hanno diffuso nella popolazione, nel mondo, un'immagine di pericolo, di insicurezza, di difficoltà, che si traduce anche magari nella inospitalità del luogo. Ecco, noi dobbiamo ricominciare a diffondere una narrazione positiva della nostra terra, far vedere le meraviglie paesaggistiche, archeologiche, monumentali del nostro territorio, le eccellenze enogastronomiche e così via. Quindi stiamo lavorando per potenziare questo sistema, rimettere mano complessivamente un pezzo alla volta, però poi con un disegno organico. Abbiamo anche fatto di recente l'adesione al protocollo, siamo stati la prima regione d'Europa per il ristorante tipico d'Abruzzo, quindi investendo sulla enogastronomia di qualità. State riaprendo anche i trabocchi che erano chiusi, una caratteristica peculiare dell'Abruzzo, no? Spero proprio che la legge che abbiamo approvato con qualche fatica e vincendo delle resistenze da parte delle opposizioni possa servire a dare già da questa stagione maggiori certezze sia agli operatori che ai comuni che devono far rispettare le normative, perché ora erano normative comunali di piano regolatore che stavano, diciamo, di fatto chiudendo i trabocchi. Però è uno dei tanti casi, io mi sono trovato appena insediato, ci stiamo trovando con i trabocchi che stavano chiudendo, le terme di Caramanico che non riaprono, esatto, praticamente chiuse in via di fallimento e di liquidazione, e così via. Insomma, ci sono tante situazioni che abbiamo trovato di fatto decotte e che il CRUA, il centro di ricerche, sì, per l'agricoltura, con i conti pignorati, qualche criminale, lo chiamo col nome che merita, che lo ha gestito precedentemente, come è successo per altre vicende simili, analoghe, vedi il COTIR, sempre per stare nell'ambito dei centri di ricerca, sono stati fatti fallire uno dopo l'altro con amministratori che non hanno versato neanche all'INPS i contributi per i dipendenti, quindi accumulando debiti che poi la Regione non può nemmeno scansare, perché si tratta di consorzi e quando si è un consorzio la proprietà, diciamo, solidalmente si porta la responsabilità, quindi non te la può neanche cavare, come dire, mettendo in liquidazione e mandando in fallimento e facendo aggredire il patrimonio solo dell'ente in questione. Ci si rivale sul patrimonio della Regione, quindi
Purtroppo, insomma, stiamo cercando di rimediare a questi danni, non so se riusciremo a farlo per tutte le partite in corso e sin da subito per la stagione presente, però l'impegno c'è e stiamo cercando di fare del nostro meglio. Certo, chiediamo anche alle altre istituzioni di collaborare, perché su alcune vicende è necessario che per quanto riguarda ad esempio le crisi industriali, compresa Caramanico, ci serve un impegno anche del Ministero dello Sviluppo Economico, così come sul piano della sanità serve che il Ministero della Salute dica qualche cosa di diverso da quello che diceva la Lorenzin o chi stava, diciamo, nei governi di centrosinistra, di imporre il rispetto rigoroso e capzioso di alcune regole e di alcune norme, che ha desertificato i servizi in alcune zone. Ecco, rispetto a questo mi attendo a collaborare. E la collaborazione che noi abbiamo dato, come l'ho data, ho raccontato prima la vicenda del Gran Sasso, ho collaborato in maniera leale e trasparente con il ministro Toninelli e con il suo gabinetto, i nostri uffici hanno integrato le rispettive proposte di partenza e trovato alla fine una soluzione, una scrittura. Per carità, si può fare sempre di meglio, io avrei scritto qualcosa di meglio e di più anche in quelle norme sul commissariamento, ma insomma mi accontento della collaborazione che c'è stata e dell'ascolto che abbiamo ottenuto rispetto ai temi più importanti, che erano quelli appunto di tirare fuori i soldi, nominare un commissario, dargli i poteri necessari a intervenire. PSR, agricoltura, PSR e bandi del PSR, a che punto siete? Riuscirete a spendere in tempo tutti i fondi comunitari? Su questo c'è un impegno dell'attuale direttore, che a breve peraltro andrà in pensione, quindi presto avremo, diciamo, un nuovo responsabile dell'ufficio, però gli uffici ci hanno più volte garantito rispetto alle preoccupazioni che abbiamo manifestato e che per primo in maniera anche corretta e trasparente manifesta l'assessore all'agricoltura sul grave ritardo con cui si stanno spendendo e impegnando questi fondi. È un allarme che abbiamo raccolto da mesi ormai da parte di tutte le associazioni di categoria, Confagricoltura, Coldiretti, CIA. Voglio sperare che le rassicurazioni che ci hanno dato gli uffici e il lavoro serio che sta facendo l'assessore per mettere davvero in condizione di poter raggiungere questo obiettivo ci permetta di salvare tutti questi fondi, però sarà una partita molto molto dura e difficile da vincere, perché il ritardo che si è accumulato era davvero molto consistente. Siamo verso la fine, Presidente. Gasdotto Snam, Chieti e trivellazioni nell'Adriatico. Ecco, lei su questo mi sembra che abbia già preso posizione, no? Beh, oddio, trivellazioni nell'Adriatico non mi pare che ci siano, si era agitata. C'è ancora qualcuno che ci punta, però. Sì, si era agitata nonostante una fake news sul tema e ripeto, poi le competenze sono tutte ministeriali, quindi chi lo agitava era esattamente le stesse persone che possono autorizzare o meno. Peraltro io non demonizzo niente, ora su gasdotto, Snam, c'è una sentenza del TAR che ha dato ampiamente ragione alla Snam su questo progetto, attendiamo di leggere le motivazioni perché per ora c'è solo il dispositivo, comunque leggeremo con attenzione le motivazioni per capire come orientarci e ci confronteremo anche ovviamente con il territorio interessato per stabilire le modalità di azione e come, diciamo, andare avanti su questi temi. Presidente, tra le tante crisi occupazionali ultimamente sta venendo a galla anche una crisi pesante dell'editoria abruzzese. TV e giornali, insomma, sono in difficoltà perché la pubblicità non è più quella di una volta in tempo di crisi, il sostegno pubblico nazionale sostanzialmente sta venendo meno per decisione sia del PD che del Movimento 5 Stelle. Lei pensa a una legge regionale di sostegno all'editoria? Questo era un impegno che ci eravamo presi con tutto il mondo dell'informazione, con il sindacato dei giornalisti, quindi adesso, diciamo, insieme al Consiglio regionale attiveremo una riflessione, una discussione, faremo una proposta che metteremo all'attenzione
dell'intero Consiglio, e io credo che comunque garantire, soprattutto per la piccola editoria che non è legata a, diciamo, grandi gruppi industriali per i quali l'editoria, diciamo, è un centesimo del fatturato e rappresenta più una vetrina di, diciamo, di comunicazione o addirittura di autorappresentazione, ma per la piccola editoria che fa informazione sui territori, garantire questi spazi, come dire, di informazione e di libertà sia molto utile, fa bene al tessuto civile del territorio. E anche alla democrazia. Macchina amministrativa della Regione, pensa a una riorganizzazione rapidamente? Sì, la stiamo facendo, stiamo già provvedendo, insomma, stiamo con tutti gli assessori, stanno rimettendo mano a questa macchina, perché tra le cose di cui si è vantato il mio predecessore in quella che lei ha ricordato, parlava, no, del aver ridotto il numero dei dipartimenti. Peccato che nel ridurre il numero dei dipartimenti non hanno fatto altrettanto con le posizioni dirigenziali. Questa è una regione che ha quasi 100 posizioni da dirigente in pianta organica, avendo solo una cinquantina o poco più di dirigenti in servizio. Vuol dire che c'erano oltre 40, io sono entrato dentro l'amministrazione e quando ho chiesto di avere la pianta organica con le caselle e le responsabilità, ho letto decine di volte vacante, 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 uffici vuoti, dei quali nessuno si assume la responsabilità o che devono essere dati ad interim a qualcuno che magari se ne occupa di altre troppe. Quindi nella riorganizzazione diminuiremo questo numero di uffici, semplificando e accorpando e razionalizzando le funzioni. E devo dire che questa... Cioè, perché era rimasto così? Per una ragione molto meschina, perché siccome c'è una regola che prevede la possibilità di poter prendere il 10% della forza, diciamo, dei dirigenti rispetto alle caselle presenti e anche da personale esterno alla pubblica amministrazione, evidentemente qualcuno ha ritenuto più vantaggioso e più utile per l'amministrazione poter assumere due o tre persone, passare da 6, 7 a 8, 9 o 10 dirigenti da poter assumere, quindi avere due o tre posizioni in più per poter scegliersi qualcuno esterno all'amministrazione, piuttosto che pensare a come organizzare in maniera efficace il servizio per gli abruzzesi. La nuova maggioranza di centrodestra rinuncerà magari a esprimere un paio, due o tre posizioni esterne in più, ma offrirà agli abruzzesi un'organizzazione, una macchina amministrativa più adeguata alle risposte e ai bisogni del territorio. Qual è lo stato di salute della sua maggioranza di centrodestra alla Regione? Beh, ottimo, abbiamo appena votato alle europee e abbiamo avuto la maggioranza assoluta del centrodestra, ha avuto la maggioranza assoluta dei voti degli abruzzesi. Nelle grandi città in cui si è votato è stato un trionfo per il centrodestra, quindi da questo punto di vista non potrei chiedere di meglio. Diciamo che questo ci responsabilizza a fare quello che i cittadini ci chiedono, governare e dare delle risposte. E qual è il rapporto con le minoranze in Consiglio regionale? È un rapporto corretto, nella dovuta correttezza istituzionale. Il rapporto con il governo nazionale? È un confronto proficuo, non tutti, diciamo, i ministri rispondono con la stessa attenzione e capacità, però devo dire che e quello che forse è mancato in passato è stato un rapporto vero con il governo per portare risorse vere, attenzione vera. Noi la stiamo ottenendo in tanti settori, appunto, come ho detto prima, ambiente e infrastrutture per le vicende che riguardano l'acquifero, il Gran Sasso, i parchi nazionali, la scuola. Il ministro Bussetti ha già fatto degli impegni importanti, la protezione civile nazionale, portando risorse per il dissesto idrogeologico, stiamo recuperando nuove risorse e così via. Quindi c'è un'attenzione importante che dovremo... Presidente, abbiamo toccato tutti i punti cruciali, diciamo, del suo governo. Adesso, per chiudere, dica agli abruzzesi quello che ritiene di poter dire o di poter assicurare. 30 secondi, faccia lei. No, sembra quasi... L'appello al voto. Non c'è più il voto, la campagna è finita. Quindi, no, ma... Però gli abruzzesi ovviamente vogliono sapere in che direzione si cammina, lo abbiamo spiegato, ma dica agli abruzzesi quello che vuole alla vigilia dell'estate.
Intanto auguro un'estate serena, località turistiche piene appunto di turisti che possano, diciamo, costituire una spinta in più per la nostra crescita e che possano trovare tutti quelli che vengono in Abruzzo un territorio accogliente, ma non solo sul versante turistico-culturale, ma anche sul versante economico-imprenditoriale. Le imprese che vogliono venire in Abruzzo devono sentirsi accompagnate, accolte e messe in condizione di poter sviluppare progetti, è quello che dico sempre alle imprese quando mi avvicinano, quando le posso incontrare, ne incontrerò peraltro a breve un numero importante e qualificato in una riunione a porte chiuse con il Club Ambrosetti, che è quello che organizza ogni anno a Cernobbio il forum, uno dei più importanti forum economici europei e mondiali. E quindi sto cercando di stimolare una nuova attenzione per la nostra terra che possa portare risorse aggiuntive. Noi ringraziamo il presidente Marco Marsilio per essere stato con noi, gli auguriamo di cuore buon lavoro, presidente. Credo che ci vedremo verso fine anno per fare il punto dopo alcuni mesi di governo. Voglio dire ai nostri tantissimi telespettatori, questa è stata l'ultima puntata della prima serie di Moby Dick. Voglio ringraziare tutti i collaboratori, tutta la redazione TV6 che mi aiuta in questo lavoro, in particolare Mauro Di Pietro, ringrazio Maurizio Daguì, il regista, ringrazio soprattutto voi che ci avete seguito davvero con affetto. Ancora grazie al Presidente Marsilio, arrivederci Presidente, e grazie a voi. Buonanotte e arrivederci a settembre con Moby Dick.